Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlogging. Allora, questa mattina ho combinato la mia perché purtroppo ieri ero stanca, avevo mal di gola, la tosse, che ho ancora un po' anche adesso, mal di gola leggero leggero adesso. E Sabrina, vestiti per piacere questa tutina. E ero molto stanca e stamattina ho saltato la sveglia. Purtroppo è andata così e amen. Mi dispiace, ma capita anche alla mamma di stare male, non è che si può sempre stare bene. Non sono di ferro, purtroppo. Comunque mi sento meglio stamattina, perciò stavo iniziando a rimettere lì le cose, ho pulito e tutto quanto, poi andrò a pulire anche lì. Adesso, siccome si è svegliata Pia, le do colazione, faccio un attimo una colazione velocissima anche io e poi vado avanti a pulire e a risistemare un pochettino le cose e niente. Questa qui sarà la nostra giornata. Poi oggi pomeriggio devo accompagnare già la ginnastica artistica e niente. E vediamo un po' come va. No! Qui da sistemare perché qua ho pulito i fornelli, qui ho sistemato. Non mi piacciono questi contenitori qua davanti, però le cipolle e i limoni che solitamente li tengo in frigo adesso non ci stanno perché è pieno di altra roba. E qua ieri è arrivato un pacchetto da Amazon e volevo farvi vedere quello che ho preso, anche per darvi magari spunto se vi interessa anche a voi. Ok. Allora, ho preso i sacchetti, sono fatti così. Ci sono tre fantasie, sono beige con i pallini più chiari e poi ci sono tutti, diciamo così, color carta e poi chiari con i pallini color carta. Insieme ci sono anche questi adesivi che però io non andrò ad utilizzare per chiudere i pacchetti. Ho preso questa confezione perché a me ne servono 120 e qui erano 125 i sacchetti, quindi perfetta, è l'offerta migliore che sono riuscita a trovare, perché sennò
C'erano anche belli tutti colorati, ma costavano 10 euro e dentro ce n'erano 40-50. E quindi andiamo a spendere 30 euro per prendere dei sacchettini che tanto faranno la fine del topo, perché sono per preparare il calendario dell'avvento per i bambini. Cioè che poi Manuel già più tanto bambini, non è che lo sono, ma vabbè. E adesso vi faccio vedere gli adesivi che ho preso tempo fa, sempre per chiudere i sacchetti. Ecco, questi qui sono gli adesivi che avevo comprato apposta per Natale. Adesso apro e vi faccio vedere. Ecco, allora questi qua sono dall'1 al 12 e poi vedete ce ne sono 5, sono 5. E poi invece questi qua sono quelli dal 13 al 24 e sono gli adesivi per chiudere i sacchetti. L'avevo già presi così, poi ho detto vabbè, poi i sacchetti li prendo, perché anche nelle confezioni ci sono i sacchetti per un bambino, per un calendario, e quindi ho dovuto fare così. Questi qua li userò per qualche cos'altro, adesso poi ci penso. Non lo so ancora per che cosa, ma mi verrà in mente qualche cosa sicuramente. Comunque sono molto carini, davvero carini, anche perché sopra, guardate, c'è scritto Handmade with love, thank you especially for you. Molto carini questi adesivi. Quindi questi qua li ho presi e ne ho presi due pacchetti perché erano assieme, quindi praticamente ne ho per 2 anni, perché diciamo che per Pia adesso è ancora molto piccola, e il calendario dell'avvento con i cioccolatini no, perché è piccola, e i giocattolini dentro questi sacchetti ci sarebbero dei giocattoli piccolini, e lei è ancora troppo piccola per i giocattoli piccoli, quindi per questi 2 anni sicuramente niente calendario dell'avvento fatto così da me. Se magari ogni 2 o 3 giorni, magari se trovo qualche sorpresina, qualche regalino da prenderle, così senza me farle proprio un calendario dell'avvento. Poi dopo i 3 anni diciamo che magari qualche cosina gliela si può, allora glielo posso fare anche a lei, per adesso Poi alla fine il mio starmane stamattina era un po' anche farsi un segno, a parte Sabrina e Giada che loro no, stanno bene, quindi domani vanno poi a scuola. Io mi sono ripresa assolutamente, ma Manuel ha la tosse e il raffreddore e quindi anche lui a casa. Adesso oggi mando l'email alla scuola perché così almeno gli fanno partire la didattica a distanza e perlomeno non perde giorni. Anche se con le cose ieri di Conte vediamo un attimino come hanno deciso di fare e come saranno gli orari. Boh. Comunque vabbè, vi tengo aggiornati e vi faccio sapere. Adesso invece volevo farvi vedere, che ve l'avevo già detto, quello che ho preso senza glutine dalla parafarmacia. Allora ho preso questa focaccia col formaggio di questa marca Officine senza glutine. Gabriele ha detto che era veramente molto buona. Si fa sia al forno che in microonde e ce n'è un pezzettino solo, ma era veramente invitante, veramente molto invitante. Poi gli ho preso questi gelati della Samontana a mandorle, buon gelato senza glutine, vaniglia, cacao e nocciola, gelato alla vaniglia con latte di mandorla. Hanno detto che è il più buono che hanno mai mangiato, quindi ottimo, ne prenderemo, cioè lo prenderemo altre volte. Poi gli ho preso questi Bourbon Biscuit con deliziosa crema al cacao e niente, sono così, ma non credo che li hanno ancora mangiati, e Pia che sfascia tutte le confezioni. Poi pan bauletto bianco, mi sembra che ne ho prese 3, pan bauletto integrale una. Poi questi Choco Sticks che sono fatti come dentro c'è biscotto e poi sono ricoperti di cioccolato. Poi i Salinis, sempre, cioè della Char, con sono questi qua fatti così, tipo bagel, mi sembra che si chiama. Boh.
Comunque, questi qua sono senza lattosio, come salatini, visto che li ho presi anche per noi. Due di questi Milli Gris Choc, che l'avevo presi anche per noi. E sono anche questi qua senza lattosio, senza olio di palma. E niente, così almeno se li mangia per merenda. E poi questi wafer pocket. Anche questi qua sono senza olio di palma, ne ho presi due, anche di questi e anche di questi. È ora di pranzo, qui c'è l'acqua per noi, lì invece c'è l'acqua per Gabri. Per noi butterò giù questi fusilli qui di pasta fresca pronti in 8 minuti, che condiremo con questo sugo di pomodoro ciliegino alla norma. Adesso poi lo metto in un pentolino. Invece per Gabriele condirò la pasta col tonno all'olio d'oliva. E poi volevo farvi vedere che mi sono dimenticata, gli ho preso anche queste crisp bar. Sono tre, sono vabbè, ovviamente senza glutine e sono di cioccolato al latte. E poi volevo anche chiedervi se avete qualche ricettina da consigliarmi per usare i datteri, che ce l'ho in frigo e se no non so come... Cioè, noi, se magari voi ne avete qualcheduna che avete già usato, così almeno me lo fate sapere. Invece, quando io sono andata ad aiutare mia sorella sabato, mia mamma e i bambini... Ha fatto la pasta con questo sugo al pomodoro ciliegino con olive e capperi. Hanno detto che era molto buono. Ogni tanto no. Mette a fuoco. Ecco questo qui. Vediamo come sarà questo qua. Poi vi faccio sapere. Non l'ho mai assaggiato perché appunto non essendo senza glutine... non li prendo perché poi tanto Gabriele non li può mangiare e quindi evito, vedete? Però vabbè, li proviamo. Allora devi metterti la cintura e quindi devi stare seduto bene, perciò ti si vede. Allora, dunque, abbiamo chiamato l'ottico perché Gabriele aveva rotto gli occhiali, si è rotta la stecca, sperava di trovarne due per cambiargliele, ma non le abbiamo trovate, quindi dobbiamo cambiare tutta la montatura. Poi ha visto che le lenti erano rigate, perciò ci ha detto di cambiare direttamente tutto. Per fortuna in questo periodo c'è una promozione che praticamente con 49 euro ti danno sia montatura che lenti. Ovviamente montatura che cioè non tutte qualunque, ma alcune. Lui ne ha trovato una che gli piaceva e quindi niente, le abbiamo prese, adesso sono pronti domani e niente, quindi quando riesci a mettere da parte qualcosina, pam, arriva subito la spesa che devi passare. Adesso stiamo andando a ritirare, sì. Stiamo andando a prendere Giada che esce da ginnastica artistica e poi passiamo fino dall'Eurospin che così prendiamo gli hamburger e l'acqua. Perché non mi sono... Ah no, è il vetro da buttare. Non mi sono... Mi sono dimenticata le bottiglie dell'acqua a casa. E siccome poi viene tardi, non ho voglia, allora passiamo, prendiamo una cassa d'acqua e... Boh, pace. Non è che posso ammazzarmi. Purtroppo qualche cosa mi scappa, certe volte qualcosa me lo dimentico. Ho tante cose a cui pensare. E quindi niente, poi... Andiamo a casa così
finisco di sistemare e poi preparo. Mamma, posso andare a prendere io Giada? E poi prepariamo la cena. Guardate che bel cagnolino che abbiamo incontrato andando a buttare il vetro. Ciao cagnolino! È un po' vecchierello, che senza dentini. E poi li vedo qua quando fa, vedi? Vedi qua li vedo due pezzi bianchi. Poverino. Piove perché i piccioni si sono nascosti tutti lì nel cornicione della casa. Piccini. E poi il tempo in effetti è brutto, adesso vi faccio vedere. Devo farvi vedere la cassettiera che ho preso da mia sorella, che ancora è qui e basta. Non ho ancora riempito né niente. Ho preso l'acqua naturale, questa ginevra, perché mi sono dimenticata le cassette con le bottiglie a casa. Siamo senza acqua e quindi mi sono dovuta fermare all'Eurospin a prendere una cassa naturale. Poi ho preso tre bottiglie di acqua frizzante, questa qui, sempre la ginevra. E poi gli hamburger di suino senza glutine per Maurizio e Gabriele per stasera. E poi la salsiccia di suino perché ho domani o mercoledì vorrei provare a fare la zuppa di fave e salsiccia che mi ha consigliato Feli. E così poi la facciamo assieme e poi vi dico come viene. E niente. Questo qui, lì c'è, aspettate, la cassettiera, là c'è le sporcizie che lasciano i bambini. Qui c'è la cassettiera, è molto carina. I cassetti, se riesco ad aprirne uno, vi faccio vedere. Sono piccolini, vedete? Non è che sono tanto grandi, però tipo per metterci le mascherine o queste cose qui, gli strofinacci, le tovaglie qua in cucina va bene, perché se no non so mai dove mettermele. E niente, così qua ci possono stare anche tipo sopra i portafrutta. Così abbiamo preso due piccioni con una fava. Basta. E niente, adesso vado a dare un attimo merenda a Pia e così poi inizio a preparare la cena. Parte di zucca l'ho messa in un sacchetto del freezer e la vado a congelare per farci magari una vellutata, una zuppa così. Invece l'altra parte adesso con la mandolina la vado ad affettare in un contenitore.
sono ricordata, adesso che ho aperto il freezer, che senza glutine ho preso di nuovo i panetti di pasta sfoglia, questi qui delle sorrentine. E poi sempre delle officine ho preso anche la focaccia genovese che mi hanno detto che gliel'avevo presa anche l'altra volta, che è buonissima. Quindi se per caso siete celiaci o dovete mangiare senza glutine e vorreste mangiare un pezzettino di focaccia, io l'ho trovata in parafarmacia. Guardate se la trovate, perché hanno detto che è veramente molto buona. Qui ho le teglie pronte, le padelle, per fare qui le nostre cose che per noi farò: i fish burger, questi qui in filetto di merluzzo, poi in queste cotolette, non so cos'è che ci sia appiccicato, queste cotolette e queste cotolette di spinaci, così sono 2, 4, 6 e sono giuste. E invece per loro faccio gli hamburger che ho comprato prima. E qua volevo fare delle chips di zucca, quindi adesso ci vado ad aggiungere un pochino di sale, e poi appena decido quale spezia mettervi per non esagerare ve lo dico. Chi c'è qui? C'è Pia. La facciamo vedere cosa ti sei voluta mettere. Si è voluta mettere il grembiulino, Pia. Come la mamma, vero? E è corsa subito da papà a farglielo vedere. Papà! Vero? Adesso però la mamma deve preparare il tavolo e preparare la cena. Mi dai una mano? Mamma cane. E qui chi c'è? C'è Pia. Tu. Io e Pia. Sei tu. Sei tu. Brava, brava Pia, brava! No, adesso niente bubu. Dobbiamo... Lo so, un attimino, dobbiamo mettere su le cose. Mi devo sedere lì così ti do la bubu? Ha suonato? Cosa ha suonato? Le patate? Andiamo a vedere? Abbiamo preparato le patate? Dillo un po', patate. A 200 per 10 minuti, ma a me così mi sembrano ancora indietro, quindi ne metto altre 10 minuti. Patate sono queste qui a spicchi, da un chilo, dell'Eurospin, che sono... Vabbè, in italiano l'ho strappato. Comunque sono senza glutine. Queste qui. Ora, come spezie ho aggiunto noce moscata, un po' di cipolla in granuli, un po' di origano, un pizzico di pepe bianco. E poi ho messo queste bacche di ginepro, che però servono solo così per insaporire, ma che non si mangiano. Vediamo un po' come vengono, è la prima volta che le faccio. Adesso vado a mischiare tutto, il sale ne ha già fatto perdere un po' d'acqua, e vediamo come vengono, vediamo se piacciono soprattutto, se sono buone e se piacciono. Intanto mi sto guardando il video di Debbie G sul suo canale YouTube di famiglia, Famiglia Campora. Mentre invece ieri mi sono dimenticata di dirvi che ho guardato la live di Manuel e Katia del canale Sweet Mumu. Se non li seguite ancora, andateli a seguire, perché sono veramente dei ragazzi fantastici che non vedo l'ora di conoscere. Vi lascio il link sia della famiglia Campora sia di Sweet Mumu, Manuel e Katia, qui sotto nell'info box, così se ancora non li seguite potete andare a trovarli sul canale e sul loro canale, e li potete seguire anche voi. Dai, mettila a posto, su. Bravo.
Brava. È ancora da caricare. Brava, l'hai messa a posto. Adesso cambiamo pannolino e andiamo a fare la nanna, eh? 1, 2, 3, come on!